accedere alla cassa integrazione. E ieri a Torino il Demanio ha lanciato la vendita dell'ex manifattura Tabacchi con una base d'asta di 6 milioni e 600 mila euro. Una piccola città dentro la città, oltre 67.000 metri quadrati di superficie in quella che un tempo era l'estrema periferia nord di Torino, l'ex manifattura Tabacchi, una struttura che venne edificata nel Settecento e continuò a operare fino al 1996. Da allora l'intera gigantesca realtà fatta di enormi cortili, sui quali affacciano edifici costruiti nelle diverse epoche, è stata abbandonata al suo destino. Destino che ora potrebbe scrivere un'altra pagina della sua gloriosa storia. Il Demanio Manifattura ha infatti deciso di metterla in vendita con una base d'asta di 6 milioni e 600 mila euro. Per noi vuole essere un contributo da parte, diciamo, dello Stato, una scintilla che inizia qui da Torino, per reinnescare, diciamo, una ripresa economica. Il complesso industriale rappresenta un'importante storia della città. Qui si lavorava il tabacco, che diventava il trinciato per pipa, sigari e successivamente per le sigarette. Lungo questi binari giungevano i vagoni che portavano le foglie di tabacco all'interno della manifattura, dove in 300 anni di storia hanno lavorato centinaia di migliaia di torinesi. Rigenerazione urbana, riqualificazione economica e sviluppo sociale. Il futuro dell'ex area delle manifatture tabacchi di Torino potrebbe rappresentare tutto questo per la città. Questo è un luogo che ha bisogno di rinascere, un luogo anche strategico perché anche sul tracciato della seconda linea della metropolitana, che è un altro investimento importante che sta per partire, e penso che sia una restituzione che finalmente inizia ai cittadini che aspettano da anni.